ferro. Per fare che cosa? I mafiosi non lo sanno, gli è stato ordinato ed eseguono. Poi due di queste bombe vengono portate a Roma e caricate nel baule di una lanciatema appositamente rubata. Perché? Non lo sanno, obbediscono e basta. Poi Gaspare Spatuzza e un altro mafioso vengono mandati a fare un sopralluogo. Dove? Allo Stadio Olimpico, di domenica, durante il derby Roma-Lazio. Guardano soprattutto dove passeranno i pullman con i carabinieri in servizio di ordine pubblico. Per fare cosa? Adesso è facile immaginarlo. Il 31 ottobre, un'ora prima della fine della partita Lazio-Udinese, la lanciatema imbottita di esplosivo e tondini di ferro viene parcheggiata vicino allo stadio. Parcheggiata in via dei Gladiatori, davanti alla caserma dei carabinieri. L'auto sente un'antenna, una di quelle antenne che servono a far muovere le auto giocattolo e che possono benissimo servire a far esplodere una bomba. Una bomba come quella, in un posto come quello e in quel momento. Una strage, una mattanza. Ma la bomba non esplode. Il telecomando non funziona e l'impulso non arriva. È lo stesso Spatuzza a disinnescare le forme di parmigiano per portare via la tema in attesa di un altro momento. Sarebbe stata una strage, un massacro, una mattanza. Attraverso le stragi si propose un obiettivo strategico, che era quello di indurre lo Stato a fare numerosi passi a ritroso nelle scelte di politica criminale che aveva praticato negli anni 91 e 92 soprattutto. Quindi noi possiamo parlare correttamente di una strategia di tipo eversivo, perché in qualche modo si chiedeva allo Stato di rinunziare a una parte della propria sovranità. Stragi, bombe e massacri. Stragi e trattative per fermare l'azione repressiva dello Stato. Ma la mafia ha bisogno anche di un'altra cosa. Ha bisogno di riallacciare quel rapporto con la politica che si è interrotto e senza il quale non può sopravvivere e espandersi. Ha bisogno di un interlocutore politico. Ma guardi, io le posso dire che Rina aveva portato degli appunti e ha chiesto a Cancello Raffaele, a quelli che erano presenti, cosa dovevamo chiedere, diciamo, dei vantaggi, diciamo, per cosa nostra. Mi ricordo che c'era... Quindi lui aveva preparato una... Sì, una relazione. Che aveva chiamato, sì, richieste, sì, da presentare allo Stato. Sì, che lui le doveva presentare a persone che aveva lui nelle mani. Mi ricordo che c'era l'annullamento dell'ergastolo, uso questo dei beni, cancellare la legge dei pentiti, perché lui il male ci faceva quello, era questo l'impegno che aveva preso persone che avevano preso con lui, perché lui diceva che la prima cosa dovevano fare questo, di cancellare la legge dei pentiti, perché il male viene di là. E io mi gioco con i denti, queste erano parole che ci ho sentito dire tante volte, che si giocava i denti. Cosa Nostra ha delle richieste precise, ma non può ottenerle da sola. Ha bisogno di un appoggio politico. Ne parla anche il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè nelle sue più recenti dichiarazioni. La politica, dice Giuffrè, è una cosa poco bella di cui però non si può fare a meno. Il politico, dice Giuffrè, è viscido perché prima prende i voti di Cosa Nostra, poi una volta eletto si dimentica delle promesse. Anzi, quando sente su di sé l'attenzione dello Stato, per farsi credere pulito, si impegna ancora di più nella lotta contro la mafia. La miserabilitudine dell'uomo politico, così la chiama Giuffrè. Ad un certo punto Cosa Nostra pensa quasi di poter fare da sola. La mafia ha spesso coltivato le istanze separatiste della Sicilia nel sogno utopistico di arrivare prima o poi a farsi Stato, a governare da sé il proprio territorio. Fare della Sicilia e del sud Italia un porto franco, una specie di Singapore del Mediterraneo. A nord c'è la Lega Nord che ha questo progetto di dividere l'Italia in tre macro regioni e questo alla mafia va bene. Sul modello della Lega Nord, Leoluca Bagarella, il più entusiasta del progetto separatista, cerca di infiltrarsi nelle numerosissime leghe che nascono anche al sud e fa fondare Sicilia Libera, un movimento che nasce a Palermo e a Catania nell'ottobre del 93 e che assieme a tante persone ignare ed oneste vede la presenza diretta di Cosa Nostra. Ma Bernardo Provenzano ha altre idee. Il progetto separatista sembra stia tramontando e intanto è meglio cercare un nuovo soggetto politico che possa venire incontro alle esigenze di Cosa Nostra, come è sempre successo.
Alla partecipazione politica, Bernardo Provenzano preferisce il collateralismo politico. Un nuovo soggetto da cercare a tutti i costi e con tutti i mezzi, anche con le stragi e anche con le bombe. Poi, all'improvviso, tutto finisce. Da luglio del 93, o dall'ottobre del 93, se vogliamo considerare anche il fallito attentato allo Stadio Olimpico, di bombe non ce ne sono più. Perché? Perché Cosa Nostra ha capito che la strategia stragista non funziona, anzi è suicida, perché inasprisce la reazione dello Stato, o perché ha raggiunto il suo scopo. C'è una frase molto ambigua pronunciata da Totò Riina prima di essere arrestato. Si sono fatti sotto. A chi si riferiva? Ai carabinieri del colonnello Mori? Oppure a qualcun altro? E lo ha trovato Cosa Nostra, questo referente politico? Questo fa parte di una necessità di approfondimento che è tuttora all'ordine del giorno per chi, per l'ufficio giudiziario che lavora su questi, sulla ricostruzione di questa vicenda di strage. Qualunque cosa sia successo, per quanto riguarda la mafia, non accade più niente. Niente più bombe, niente più omicidi eccellenti. La mafia sembra essere diventata invisibile. Non spara più, non parla neanche. Fino al 12 luglio 2002. Anche questa scena potrebbe aprirsi con un rumore. Ma non il rumore acuto degli antifurti impazziti per la bomba che ha sterminato Paolo Borsellino e la sua scorta in via D'Amelio. Questo rumore è la voce di un uomo dal forte accento siciliano, e anche questa è la voce di Cosa Nostra. È una voce che si alza sui rumori che rimbombano all'interno dell'aula di un tribunale. Signor Presidente, buonasera. Buonasera. Sono Bagarella Leo Luca. Devo leggere una petizione, se lei mi consente. A nome di tutti i detenuti... Presidente, ma una cosa che inizia a nome di tutti i detenuti che viene pronunciata. Vediamo di che cosa si tratta, pubblico ministero. Vediamo di che cosa si tratta. Oh, pubblico ministero, non è che sta facendo chissà che cosa. 12 luglio 2002. Chi parla è Leo Luca Bagarella, il boss Leo Luca Bagarella, il braccio destro di Totò Riina. Leo Luca Bagarella è nel carcere dell'Aquila, collegato in videoconferenza con la Corte d'Assise di Trapani, e ad un certo punto chiede di poter leggere un proclama indirizzato al ministro della giustizia, dottor Roberto Castelli. È uno sciopero della fame contro il 41 bis. A nome di tutti i detenuti stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usate come merce di scambio dalle varie forze politiche. Quella di Leo Luca Bagarella non è l'unica protesta. Da quasi tutte le carceri italiane in cui si trovano detenuti sottoposti al 41 bis arrivano lettere e proteste che annunciano petizioni e scioperi della fame. Sono indirizzati soprattutto agli avvocati delle regioni meridionali che ora siedono negli scranni parlamentari. Allora, dicono i boss, quando li difendevano, erano i primi a scagliarsi contro il 41 bis. E adesso perché non lo fanno più? Allora lo facevano solo per far cassa. Sono proteste che quando vengono dagli uomini di Cosa Nostra, anche se in carcere, fanno paura. Il generale Mario Mori, come direttore del SISD, il Servizio Segreto Civile, inoltre un rapporto. Nel rapporto, il generale Mori segnala che la situazione vede i capi di Cosa Nostra di fronte ad una vanificazione delle speranze, alla quale verosimile intendano reagire. Reagire significa colpire. E quindi il generale Mori individua come bersaglio ideale una personalità politica che, al di là del suo effettivo coinvolgimento in affari di mafia, venga comunque concepito come mascariato, come compromesso con la mafia e quindi non difendibile dall'opinione pubblica. Sui giornali compaiono i nomi delle persone che il rapporto avrebbe indicato come bersagli ideali. Sono Marcello Dell'Utri e Cesare Previti, che affermano di non avere mai avuto niente a che fare con tutto questo. C'è anche un altro rapporto della Direzione Investigativa Antimafia che fa altri nomi che ritiene a rischio. Sono 7 ex avvocati, difensori di boss mafiosi, eletti nelle file di Forza Italia e Alleanza Nazionale. Sono sotto scorta perché il prefetto di Palermo, con molta solerzia e determinazione, alla luce di quello che è uscito, io non ho avuto cognizione dai giornali, ma pare da un proclama che è stato emesso dalle carceri, pare che ci fosse un riferimento a pericoli che avrebbero potuto avere, rincorrere gli avvocati che facevano i parlamentari. E poi c'è un altro episodio che avviene durante una partita, particolarmente inquietante se si pensa che l'ultimo attentato della mafia doveva avvenire proprio in uno stadio.
Il 22 dicembre del 2002, durante la partita Palermo-Ascoli, e proprio nel carcere di Ascoli, sarà una coincidenza, ma è rinchiuso Totò Riina, durante la partita Palermo-Ascoli, su una curva dello stadio Barbera di Palermo, compare uno striscione. Sopra c'è scritto, uniti contro il 41 bis, Berlusconi dimentica la Sicilia. La mafia è consapevole che un parlamentare, a prescindere che abbia fatto l'avvocato, non può essere in condizione di poter manovrare o di poter fare cambiare rotta a un governo che per scelta strategica si è data quella di adottare provvedimenti finalizzati all'applicazione del 41 bis se si tratta di giustizia, all'applicazione di altri provvedimenti. Noi parlamentari a stento ci danno la possibilità qualche volta di farci approvare qualche emendamento. Immaginate un poco se un parlamentare è in condizione di fare cambiare strategia al proprio partito o addirittura a una coalizione. E il 61-0, i voti che il Polo ha preso nel 94, nel 96 e nel 2001, era un voto di voglia di cambiare, voglia, tant'è vero che quando ci siamo presentati alle elezioni, gran parte dei manifesti elettorali non indicavano il nome del candidato. Il candidato era Berlusconi. Immaginate un poco se un candidato che si presenta in un comune, fa un comizio, se ne va, si gira il collegio in questi termini, possa avere il tempo materiale di avere dei contatti, ma neanche col proprio partito più. Perché sono voti che vengono da Roma, dalle televisioni, dai giornali, dal rilevare un sentimento forte del popolo che vuole cambiare. Altro che voto condizionato, del voto orientato, del voto dato a questo, voto dato a quell'altro. La mafia chiede sconti? Oppure la mafia presenta il conto? Oppure vuole soltanto mascariare, compromettere una forza politica innocente? E perché quelle stragi? Perché quella strage? La strage di Via D'Amelio, con la morte di Paolo Borsellino soltanto 58 giorni dopo quella di Giovanni Falcone. Ci sono due inchieste che cercano di capire se dietro alle stragi, dietro agli esecutori e mandanti mafiosi, non ci sia qualcun altro, qualcuno di esterno all'organizzazione. Una è a Caltanissetta e indaga sulla strage di Via D'Amelio e su quella di Capaci. L'altra è a Firenze e indaga sulle stragi di Firenze, Roma e Milano. La conduceva il sostituto procuratore nazionale antimafia Gabriele Chelazzi, che è morto di infarto il 15 aprile del 2003. L'inchiesta però va avanti lo stesso. La mafia comunque sembra essere scomparsa. Cos'è successo? È stata vinta? Oppure è soltanto diventata invisibile? E Totò Riina. Orrore di menzogne. È il 19 luglio 1992. Siamo a Palermo, in via Mariano D'Amelio. Poche ore prima è esplosa un'auto piena di tritolo. È stato ucciso Paolo Borsellino insieme a 5 agenti della sua scorta. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Ci sono uomini che vengono traditi solo da vivi. Paolo Borsellino, invece, hanno continuato a tradirlo anche da morto. Lei è Fiammetta Borsellino, è la figlia di Paolo. Da qualche mese ha deciso di rompere il silenzio. Le gravissime anomalie che hanno caratterizzato la condotta di magistrati e poliziotti sono state funzionali a uno dei più grandi
depistaggi che la storia di questo paese abbia conosciuto. Uno dei più grandi depistaggi della storia d'Italia, a cui sarebbero stati funzionali i comportamenti di poliziotti